Festival per 3 giorni è una comunità tanto reale quanto virtuale, reale perché è qui, è visibile, la gente viene qui, virtuale perché durante il resto dell'anno è sparsa per l'Italia ma rimane sempre in connessione, è una comunità che si forma dentro un'altra comunità che è la nostra città ed è una comunità che si forma sulla base di desideri, esigenze, volontà, aspirazioni, sogni, anche valori, ecco. Allora io credo che le iniziative di comunicazione per la salute possano trovare e abbiano trovato un terreno più fertile proprio perché questa era una comunità che già si era autoselezionata sulla base di valori pubblici, valori condivisi, valori sociali, valori importanti e che hanno reso naturalmente più semplice poter parlare con loro. Il festival nasce a Modena, Carpi e Sassuolo, nasce in questo territorio da una fondazione, la Fondazione San Carlo, che qui esiste da molto tempo, lavora da molto tempo, lavora in sinergia con gli enti locali, lavora assieme a biblioteche, musei, istituti, gallerie pubbliche e private. È un'iniziativa che ha fortissime radici sul territorio, che mette assieme tante istituzioni e quindi nessuna meraviglia, anzi l'iniziativa di comunicazione per la salute è perfettamente inserita dentro lo spirito del festival, dentro il modo di essere organizzato e pensato e dentro anche la volontà di collaborazione. Questo devo dire che ha portato a organizzare in modo locale un evento che in realtà è nazionale.